Un modo questo per testimoniare la vicinanza di una categoria professionale a questo territorio? Sì, un modo per manifestare anche la grande generosità che ha portato in Emilia Romagna circa 600 professionisti che hanno realizzato quasi un quarto delle verifiche di agibilità, una grande generosità, grande gratuità e grande professionalità di cui questa regione è estremamente riconoscente, perché proprio grazie a questo preziosissimo impegno e grazie a questa davvero gratuità oggi possiamo ricostruire, possiamo e ovviamente portare a termine e portare avanti l'importanza della ricostruzione. Noi vogliamo ricostruire bene, ed è evidente che la professionalità degli ingegneri non solo ci è stato d'aiuto nelle ore del sisma, subito dopo nelle ore dell'emergenza, ma è ancora più preziosa, ci è stata preziosa anche in tutta questa fase della ricostruzione. Quindi dall'emergenza alla ricostruzione, ma ciò che conta tantissimo anche l'attività di prevenzione. Quanto la regione Emilia Romagna investe sulla prevenzione? Ma l'Emilia Romagna è una regione che sin dal 78 investe su norme e costruisce norme per il buon uso del suolo, sino ad arrivare alla legge regionale. Noi abbiamo una legge, la legge 19, per la riduzione del rischio sismico. Ecco, noi credo che abbiamo bisogno però di fare di più. Credo che il Paese abbia bisogno di fare di più, per cui la battaglia comune, l'obiettivo comune che porteremo avanti e che ci consegna anche questo terremoto è proprio quello di far diventare la prevenzione una priorità del Paese. Credo che questo sia possibile, le proposte del Consiglio nazionale degli ingegneri sono proposte condivisibili, io penso che sono le proposte anche delle regioni, della regione Emilia Romagna, io penso che abbiamo parecchia strada da fare, ma credo che questo sia un dovere e che dobbiamo anche a coloro che oggi non ci sono più, e fra questi anche un ingegnere, fra l'altro, che proprio il 29 scomparve nel momento in cui con professionalità e generosità stava effettuando una verifica. Credo che a lui, agli altri 27 scomparsi, le altre 27 vittime di questo terremoto, credo che davvero dobbiamo una risposta, e la risposta è proprio quella di evitare che non si dimentichi cosa è accaduto e che su questa storia e sulle storie del passato si costruisca una storia nuova.